Simone, di questo periodo qualcuno si stava preoccupando della tua assenza dal video, ma in realtà oggi possiamo svelare anche il perché, come si vede dalla tua corona, che non ha nulla a che vedere con il coronavirus, è perché ti sei laureata, anzi, ti sei laureata proprio oggi. E allora, intanto, congratulazioni a parte mia, da tutti Grazie. noi di Fano TV, dici com'è laurearsi al tempo del coronavirus e in che cosa ti sei laureata. Beh sì, intanto laurearsi al tempo del coronavirus è un evento molto particolare. Io ho deciso di riprendere gli studi dopo molti anni, non è stato semplice, mi sono quindi riscritta nuovamente alla facoltà di giurisprudenza, mi sono laureata in scienze giuridiche perché insomma era giusto terminare anche questo mio percorso. Dicevo, un evento molto particolare perché gli studenti sono chiusi in una stanza, ognuno a casa propria, senza amici, senza familiari. I professori invece dall'altra parte dello schermo, un silenzio assoluto anche nel momento della proclamazione, quindi insomma non c'era nessuno a battere le mani. L'università per fortuna ha dato la possibilità a tutti i miei parenti di assistere al live, alla diretta della discussione, ma ognuno rigorosamente a casa sua, i miei genitori dalla tavernetta, tutti davanti a un dispositivo, un cellulare, un tablet, un PC. La cosa strana è il mattino perché ti alzi, ti prepari, ti vesti, ti trucchi, ma in realtà semplicemente per metterti di fronte a uno schermo. Potresti stare anche in pantofole addirittura. Poi dopo il collegamento, al termine di tutto, mi hanno raggiunta anche i miei zii, mia nonna che abitano qua a fianco, però niente abbracci, niente baci, giusto un cin cin, un brindisi con i calici a debita distanza, con il braccio allungato. Poi guarda, corona d'alloro fatta rigorosamente in casa da mia madre. Fiori assolutamente finti, spero che li possiate vedere, e due foto fatte in cucina. Cerimonia ufficiale con la consegna delle pergamene avverrà il prima possibile, non appena terminerà questa fase di emergenza. Oggi purtroppo c'è ben poco da festeggiare, i dati non sono ancora positivi. In tanti, come hai detto, in questi giorni hanno chiesto che fine avessi fatto, non vedendomi più in televisione, si è sparsa addirittura la voce che avessi il coronavirus. Non è così, sto bene, ho deciso di prendere soltanto queste settimane di pausa per concentrarmi appunto sulla tesi. Anzi, colgo l'occasione per ringraziarvi e a te in particolar modo per la pazienza che avete avuto in questo periodo. Bene, intanto di nuovo complimenti, ti ricordo che qui c'è tanto da fare e che adesso giusto qualche ora di riposo e poi da casa Domani. potrai iniziare a lavorare anche tu per la redazione. Grazie e a Grazie presto. a te. Un saluto a tutti i telespettatori, a presto.